A Centoselle, in via Domenico Panaroli, apre la Bottega del Gusto, uno dei pochi punti vendita della capitale a puntare sulla diffusione e fruizione di prodotti rigorosamente laziali, dai salumi alle conserve, dagli oli ai vini. Un progetto commerciale, quindi, ma soprattutto di rivalorizzazione del territorio. Ai microfoni di Noi Roma, Vincenzo Mancino, il proprietario della Bottega del Gusto. Noi abbiamo aperto Dollo 8 anni fa, sempre nel quartiere di Centoselle. Crediamo che il cibo non abbia quartieri, il cibo è una delle poche libertà che ci restano. E la vera nuova apertura è riconfermare la forza che hanno questi prodotti, la qualità e soprattutto il coraggio che hanno i produttori, i piccoli produttori del Lazio, di fare eccellenza. L'eccellenza intesa non come una rarità da pochi, per pochi, ma eccellenza è soltanto data dal fatto che sono persone che si impegnano realmente tutti i giorni. Io li chiamo spesso prodotti di vita, nel senso che dietro ogni prodotto, ogni realtà, ci sono delle persone che tutti i giorni vivono dal mattino all'alba fino alla notte questa avventura, e per questo esiste Dollo, altrimenti non potrebbe esserci. Con noi Stefania Monaco, critica enogastronomica. Dollo, Prologo Dollo. Prologo Dollo è il posto che io auguro a tutte le città di avere, cioè auguro a tutte le città di avere una persona che viene da un altro posto, che è Vincenzo Mancino, perché Vincenzo è lucano, e che si mette a cercare in una città dove tutti stanno dietro ai funghi che provengono dalla Thailandia, con i sali che provengono dalle montagne più alte del mondo, uno che venga dalla Lucania con una scarpa e una ciabatta, come dice lui, e che si mette a cercare le eccellenze del territorio, cioè quelle che sono nel Lazio, perché ci sono e sono tante.